volete fermare la moschea? Siete contro gli islamici? Non volete la libertà di culto? Assolutamente no, anzi paradossalmente forse siamo quelli che crediamo di più nella libertà individuale e collettiva di professare la propria fede. Noi chiediamo alla comunità islamica di capire, conoscere la nostra Costituzione, prendere delle posizioni nette verso una minoranza estremista islamica che c'è anche presente sul nostro territorio. Queste azioni secondo me non sono mai state evidenziate dalla comunità islamica e quindi è una cosa che noi contrastiamo, chiediamo a gran voce e vorremmo proprio portare avanti questa nostra iniziativa popolare proprio per garantire un'integrazione sana, seria e sulla quale l'amministrazione abbia un controllo. Un controllo che adesso, finora, a mio avviso, nei tanti centri culturali islamici non viene effettuato. Voi come pensate di fermare a questo punto questo tipo di azione dell'amministrazione per consentire alla comunità islamica di avere una moschea? Stiamo agendo su vari fronti, a livello amministrativo contesteremo nei dettagli il contenuto della delibera e valuteremo più avanti se eventualmente fare un referendum. Nel frattempo ci stiamo attrezzando a livello regionale con una raccolta firme per un progetto di legge di iniziativa popolare per rendere difficile se non impossibile la realizzazione di moschee su tutto il territorio regionale. Il centro-sinistra sa che non governerà la città al prossimo mandato e cerca di avvelenare i pozzi vincolando anche le prossime amministrazioni a dover rispettare delle permute stipulate da questa amministrazione. Noi daremo comunque lotta alla delibera in sede di consiglio e eventualmente anche tribunali amministrativi.